Allora, io cercherò di spiegare com'è che si arriva a quello che vedremo tra poco. Il che significa praticamente spiegare che cos'era il suono e che cosa il suono è diventato a partire da un certo momento in poi. Il suono ha avuto un'esistenza millenaria che è stata sconvolta dall'elettricità. Qual era il modo d'essere del suono prima dell'elettricità? Il suono veniva generato naturalmente, era il suono delle parole, il suono del logos, il suono della voce. O era il suono dei rumori, o era il suono di strumenti che erano in stretto rapporto col corpo, e il suono che producevano era in ultima analisi un prodotto stesso del corpo. Il corpo soffiava o il corpo percuteva, o il corpo toccava le corde in un certo modo. Il suono veniva generato dunque in questo modo. Possiamo dire che l'esistenza del suono era un'esistenza naturale. Ancora, come esisteva il suono? Esisteva in uno spazio-tempo che era quello del suono. L'evento sonoro avveniva in un qui e in un'ora. Il qui e l'ora non potevano in alcun modo essere altri. Quello che di sonoro avveniva in un luogo non poteva assolutamente essere trasportato altrove, cioè il suono era legato allo spazio e al tempo nel quale si produceva. Con l'elettricità, questa esistenza, questo modo di esistere del suono viene profondamente e immediatamente sconvolto. Tutti questi modi d'essere vengono praticamente sovvertiti. Stiamo parlando degli anni tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. Un'esistenza millenaria, dunque, di una sostanza acustica veniva profondamente sconvolta. Immediatamente ci fu chi si buttò sull'elettricità per produrre suoni appunto non naturali, per produrre suoni artificiali, suoni generati dalla elettricità stessa. Ci furono i primi strumenti che producevano suoni elettroacustici, diciamo così, sono strumenti leggendari, così come leggendari sono quelli che allora li inventavano. Un americano, Thaddeus Cail si chiamava, mise su il telarmonium. Era uno strumento che produceva dei suoni che pesava alcune tonnellate. Tentò un uso commerciale di questo strumento che logicamente fallì, siamo nel 1989, 889, e il povero Thaddeus Cail morì in povertà. Un altro fu più furbo, un russo, si chiamava Tenermin,
inventò uno strumento che funzionava peraltro in un modo abbastanza inusitato, perché avvicinando e allontanando le mani da antenne emetteva dei suoni. Il theremin fu usato anche da musicisti classici, così come le famose onde elettriche Martenot, che era un francese, e soprattutto poi una produzione di tipo industriale fatta da uno che mi è antipatico, che si chiama Trautwein e che inventò il Trautonium. Siamo nel 1999. No, questo no, 1929, scusatemi per le date. Questo era una sorta di pianoforte che però non aveva i tasti, ma che aveva una lunga striscia di metallo e si suonava appunto pigiando in vario modo questa striscia. Questo strumento fu perfezionato da un altro tedesco che si chiamava Sala, diventò molto più complicato dal punto di vista elettrico. In YouTube potete trovare direttamente qualche esecuzione di Sala e vedete quanto è complesso. Questo lo ha usato fino agli anni 90 di questo secolo. Questo per quanto riguarda la produzione. Per quanto riguarda l'essere legato allo spazio e al tempo, neanche per idea. Nel 1881 Clément Ader apre a Parigi un punto di ascolto telefonico. Che cosa fa questo signore? Collega l'opera tramite il telefono, che era già stato inventato da Bell, collega l'opera di Parigi con una sala di ascolto telefonico nella quale c'erano appesi una serie di cornette acustiche e si andava, la gente pagava per questo, si metteva al telefono e ascoltavano la musica che stava avendo atto all'opera. Questa diventò una società, il teatrofono, dove diventò una società, ebbe un impiego nei primi del Novecento, una specie di anticipo di quella che poi sarebbe diventata la fiodiffusione. C'erano gli abbonati. C'è una lettera di Marcel Proust, il quale stava abbastanza male e non si allontanava spesso da casa, nella quale Marcel Proust dice che lui ascolta spesso la musica di Debussy al telefono. Quindi altro che essere legata allo spazio. Questo essere legata allo spazio poi viene completamente sovvertito dalla radio, siamo nei primi anni 20. Quindi il suono si produce in maniera non più naturale, si produce in maniera artificiale, non ha confini spaziali, non solo, ma non ha confini temporali. Questa forse è la cosa che più turba e che più turbava allora. Non ha confini temporali, che significa? Significa che c'è il registratore, che c'è stato Edison e che poi ci saranno i magnetofoni che sono distribuiti e che cominciano a diffondersi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi il suono viene prodotto artificialmente, non è più legato né allo spazio né al tempo, è un suono
che è diventato un'altra cosa. Questo tipo di suono perde, diciamo così, ogni carattere antropologico. Diventa una cosa in sé, una cosa che si è autonomizzata e che può esistere in mille modi diversi. Questo tipo di esistenza del suono viene immediatamente colto dall'avanguardia. L'avanguardia, questa è una mia vecchia tesi, è in sostanza quello che avviene nel campo dell'arte e dell'estetica in conseguenza dell'irruzione e della pervasività delle tecnologie. Questo tipo di esistenza del suono, disumanizzata, metafisicizzata, quando uscì la radio negli anni venti, ci fu una estetica della radiofonia che toccava quasi la metafisica. Gli inglesi, i tedeschi, i francesi, filosofi, scrivevano di questo modo di esistenza del suono. Tutta l'avanguardia, che in qualche modo ha a che fare col suono, viene immediatamente catturata da questa nuova esistenza e l'avanguardia si pone l'obiettivo di che cosa si può fare di questo nuovo suono. Da questa domanda nascono praticamente i due movimenti fondamentali dell'avanguardia, in poesia e in musica. Tanto in poesia quanto in musica si retrocede. La poesia retrocede dalla parola, dal logos, alla voce. La voce. Non più le parole, ma la voce. Non devono essere più le parole ad essere significanti, ma deve essere la voce in quanto tale. E allora a questo tipo di considerazioni si lega tutto quello che è successo nella poesia d'avanguardia nel Novecento, a cominciare dall'etrismo. Ci sono dei personaggi addirittura mitici, i quali fanno poesia, diciamo così, non più con le parole, con i significati, con logos, ma con la voce, articolando la voce. Demetrio Stratos, personaggio mitico, greco naturalizzato italiano. È un caso, andatevelo. Morì prematuramente per una malattia curata male. Andatevi a vedere anche questi. Ci sono dei personaggi mitici. C'è un francese, Henri Chopin, si chiama, che non ha niente a che fare con il pianista polacco. Gli italiani sono arrivati dopo, ma dobbiamo anche dire che non sono di meno. In Italia c'è Enzo Minarelli, per esempio, che è venuto ad Art Media e al Civita Festival, volevo dire, così come c'è Giovanni Fontana. Sono poeti sonori, diciamo così. Sono poeti, chiamiamoli così, perché così vogliono essere chiamati. Sono poeti, tra virgolette, che in realtà non fanno poesia con i significati, ma
fanno o perlomeno presumono e pretendono di fare poesia con la sonorità della voce. Qualche cosa di simile avviene appunto nella musica. La musica era la musica, cioè era il classicismo, era tutto quello che era successo nel campo musicale. La musica non era il suono, era Bach, era Mozart, era Beethoven, non era il suono. E invece il nuovo modo tecnologico di esistenza del suono fa retrocedere la musica a suono, a sonorità, così come il logos, la parola, retrocede al suono della voce, così Bach e Beethoven retrocedono al suono in quanto tale. Pensate, e allora da questo momento in poi, 1948, Pierre Schaeffer, sono grandi personaggi. Allora c'era il magnetofono che cominciava a diffondersi. Pierre Schaeffer registra i rumori che fa un treno, li manipola questi rumori al magnetofono e fa un concerto appunto con i rumori del treno manipolati dal magnetofono. La musica, tra virgolette, si orienta insomma in questa direzione. La musica elettroacustica, l'ultima arrivata, diciamo così, è ovvio che sia l'ultima arrivata, cioè musica fatta solamente per essere ascoltata tecnologicamente. L'ultima arrivata in questo panorama di musica tecnologica è la musica elettronica, e logicamente doveva necessariamente essere così, perché l'elettronica, diciamo così, viene dopo l'elettricità ed è quella che attorno alla quale poi è nato tutto il movimento del quale vi ha parlato Fabio. Vi ringrazio. Grazie. Con questo, grazie.